Siamo qui con Loris Ambrosoni, potete vedere la sua medaglia recentemente vinta ai campionati di karate qui in Lombardia, a Milano, e anche la sua cintura gialla, però lui è il camaleonte dello sport, giusto? Giusto, giusto. Senti, è da tanto che fai sport, giusto? Ma sì, ho iniziato veramente da giovane, all'età di 14 anni, 15 anni, ho iniziato a giocare a pallavolo nella propria patria a Milano e mi sono dedicato alla pallavolo per 3-4 anni. Poi durante il militare sono andato nella Folgore paracadutisti, quindi ho fatto paracadutismo. Da lì mi sono cimentato nell'hockey sul ghiaccio al SEM a Milano a livello A1. E via via, così un po' ai motori, un po' adesso al karate. All'età di 45 anni cerco di andare avanti ancora con lo sport perché penso che sia una cosa molto importante, soprattutto nel carattere, il carattere è l'ideale. Un carattere che ti ha portato proprio, dicevamo, ad essere il camaleonte allo sport, perché passare dalla pallavolo all'hockey su ghiaccio al karate, mi sembra che hai fatto anche altre cose, giusto, a livello Sì, sportivo. a livello di sport ho cercato anche di fare un po' di atletica, un po' di altre cose, rally, eccetera, eccetera. Sono Rally. cose. Come si fa a passare da uno sport all'altro e qual è la leva, la molla che fa sì che si passi da uno sport all'altro? Ma allora, la leva e la molla che ti fa scattare dentro di te, quello di passare da uno sport all'altro, più che altro è l'idea di migliorare, cercare di imparare il più possibile perché non si ha mai sufficienza nell'imparare gli sport. Gli sport sono le cose che penso che completino un uomo nel carattere e nella sua vita. D'altronde lo sport in sé è la vita stessa Senti, ma la cosa bella è che cosa hai provato cambiandoli questi sport? Quali sono le emozioni e qual è lo sport che ha lasciato maggiormente qualcosa dentro? Ma allora, lo sport che mi ha lasciato maggiormente qualcosa dentro è stato il paracadutismo, perché naturalmente il paracadutismo. Paracadutismo, questo è da aggiungere all'elenco del nostro camaleonte dello sport. Che il paracadutismo naturalmente ti dà un'adrenalina che nessun altro sport può darti, perché l'idea del vuoto, l'idea di vedere il mondo dall'altro è veramente un'altra cosa. Però tutti gli sport ti lasciano qualcosa. Ti insegnano, ti forgiano nel carattere, ti forgiano a livello fisico e amicizie, ti portano a completare quello che può essere la tua vita quotidiana. Una vita quotidiana fatta di tanto sport e lavoro, ma qual è poi lo sport col quale esattamente hai cominciato? Dicevi pallavolo. Pallavolo, E hai esattamente, giocato a che pallavolo. livelli? Ma no, ho giocato nella propria a Milano, under 16, under 17, abbiamo fatto campionati regionali, una volta siamo arrivati secondi, un'altra volta siamo arrivati quarti, però comunque lì è stato l'inizio di un amore per lo sport in se E poi stesso. da lì il passaggio all'hockey su ghiaccio, a che età? Ok, sul ghiaccio sono andato a giocare all'età di 19 anni, subito dopo il militare, ho iniziato a giocare hockey su ghiaccio, prima per passione. E al palazzetto di Milano in via Piranesi e al sabato sera, alla domenica mi hanno insegnato pian pianino, ho iniziato a indossare i pattini, mi è piaciuto e da lì è partita tutta la mia avventura E sull'hockey sei del arrivato a ghiaccio giocare in A1, in A1, sì. quindi no, non una cosa da poco. Sì, in A1. Diciamo che io nello sport cerco di migliorare sempre di più e cerco di portarmi al massimo dei Senti, livelli. hai vinto qualche cosa di importante in A1? No, No. purtroppo non ho vinto niente di importante, però mi dà soddisfazione che comunque è uno sport completo, molto maschile, anche se ci sono anche il livello femminile, però è molto maschile, prettamente maschile l'hockey sul È molto ghiaccio. combattuto. Molto combattuto, sì. Senti, ti ricordi che anni erano? E eravamo negli anni 90, 91, 92. E poi hai avuto uno stop con lo sport? Dopo ho avuto uno stop con lo sport perché mi sono dedicato un po' di più alla musica, sono andato in Uruguay, a Montevideo precisamente, e mi sono divertito a fare il DJ, insomma, lì a livello un po' più Senti, poi professionale. rientrando invece ti è nata la passione per i motori, per il rally, dico Sì, bene. non ho fatto tantissimo, ho fatto un paio di gare. Non è andata benissimo, diciamo che insomma l'esperienza su quel campo lì fa parecchio, però insomma ci siamo divertiti, Quindi mi questo. dicevi comunque pallavolo, hockey su ghiaccio, poi è nato l'amore per il rally, un po' di atletica e Sì. infine mi pareva capito che c'è nato il Paracadutismo, paracadutismo e quindi adesso karate. è nata questa nuova E esperienza con quando è il karate. cominciata?
Ma il karate ho iniziato a settembre del 2014 con il mio maestro Alberto Rutigliano, un maestro bravissimo che con santa pazienza si è messo dietro a insegnarmi i fondamentali del karate fino a portarmi a questa vittoria qua che è un terzo posto nel Grand Prix Ecco, facciamo d'Italia. vedere di nuovo bene la medaglia, il motivo di Terzo va. posto nel Grand Prix d'Italia, quindi mi sono incimentato anche in questo nuovo sport, vincendo qualcosa, è sempre una soddisfazione personale. Sicuramente una soddisfazione. Quali sono i tuoi obiettivi? Sei cintura gialla. Visto i tuoi trascorsi, che ci tiene uno a far carriera nello sport, diciamo, il traguardo è la cintura nera. Sì, sicuramente, sicuramente anche perché io nello sport cerco sempre di portarlo all'estremo, cerco sempre di migliorarlo e cercare di imparare il più possibile. In che modo un giovane d'oggi consigli di approcciarsi al mondo dello sport? Ma allora, qualunque sport possa piacere, serve tantissimo per la crescita, perché soprattutto nell'età dello sviluppo, fare sport è una cosa fondamentale. E poi per tante cose, per le amicizie, per le persone che si conoscono, per mettersi in competizione con se stessi e con gli altri. E sono tante cose che ti portano allo sport. Le cose più importanti sono appunto queste che ti forgiano nello spirito e nella forza fisica. Un saluto, un augurio agli amici di Un sportsmall.it. saluto e un augurio agli amici di sportsmall.it. Ciao. Grazie a te, carissimo.